Basta, smettila. Olivia è nostra cugina. E poi è un passo dall'altare, sta con Bernardo. Mi sembra che lo ami molto. È un bravo ragazzo, credo. E credo sia l'uomo giusto per lei. Tu mi vedresti a far saltare un matrimonio? Ti ci vedo, sì, ti ci vedo. Ti ci vedo benissimo. Ma chiudi quella bocca che ti gonfia. Cosa succede? Guarda. Ah, mi cercavi? Sì, dov'è? Senti, allora? Florencia... Sai dov'è? Florencia... Oh, scusami, devo aiutare un collega. Vi do una mano. Quanto pesa. Ecco, sì, mettiamolo qua. Se vuoi mettilo laggiù in fondo. Sì, dove ti pare, sì. Voglio sapere dov'è Florencia. Ecco, sì, ah, Marta, ma come va? Marta, come stai? Ma che bel rossetto. Senti, ascoltami un attimo. Ti ho chiesto dov'è Florencia. Ho tutti i suoi ragazzi a casa che stanno disperatamente chiedendo di lei. Flor? Florencia? Tesoro? Tesoro mio? Flor? Aiuto! Qualcuno avrà un problema. Cinque, quattro, tre, due, uno. Subito! Ti odio! Ti odio! Sorellina! Oh, sorellina, stai bene? Flor, come stai? Stai bene? Flor! Quanto ti odio! Il verde mi sta benissimo, perfetto. Perché ti piacciono tanto i travestimenti, Lorenzo? È una storia che risale a tanti anni fa. I miei genitori mi portavano sempre a fare i concorsi per la più bella maschera di carnevale. E una volta mi hanno mascherato da cinese, sì, da cinese, e persi. Ma da quel giorno i miei travestimenti non hanno mai più perso. Questa è una carta molto importante, spero che la fortuna mi assista. Questa carta è fondamentale nella mia vita. Se stavolta fallisco... il nulla. Perdo in tutto. E tua moglie? Perché tua moglie non ti aiuta? Mia moglie! Che barzelletta, mia moglie! Questa è mia moglie. Volete sapere cosa mi dà mia moglie? Niente, mi stressa, mi ostacola, mi fa scenate di gelosia. Sì. Delfina! Delfina, la mia passione, il mio fuoco, la mia pazzia. Sciocchina, con Flor. Con Flor c'è solo l'amour. Amore, nient'altro che amore. Flor, je t'aime. I love you.
Ich liebe dich. Io l'ho ammazzo. Lascia perdere, lascio perdere, guardalo, ci sta provando con una ragazza. Va bene, ma che ti importa, che ti importa? Mi importa, Nicholas, non pensi a nostra cugina. Appunto, è mia cugina, non la mia ragazza, per cui non ti intromettere, okay, per favore. Ok, d'accordo, cammina. D'accordo, lasciami, però adesso mi sente, vedrai. Aspetta! Bernardo, vieni. Tranquillo, calmati un po'. Come va, Franco? Io bene, e tu? Vedo che ti diverti con un'amica. Te la presento, lei è mia cugina, Mati. Franco, Nicholas. Ciao. Siamo praticamente come fratelli, un po' come te e Olivia, uguale. È tua cugina? Sì? Sì, perché che pensavi? Sì? Non ho capito. No, è che da lontano sembrava che... No, Franco, no, ma che hai pensato? Calmati, io Olivia la amo, non la tradirei per nulla al mondo. No, è solo che lui mi ha detto, guarda, là c'è Bernardo, e gli è sembrato... No, mi dispiace, scusaci. Non preoccuparti, figurati. E che fate? No, niente, non la vedevo da tanto e ci siamo incontrati qui per caso. Ah, che bello. Ascolta, il mio ragazzo mi aspetta, perché non vieni anche tu e ci beviamo qualcosa insieme? Volentieri, noi andiamo. Sì. Ci vediamo dopo. Sì, a dopo. Allora, ciao. Ciao. Ti piace, Olivia? Chiudi quella secca. Non può finire così. Dobbiamo pensare a una vendetta. Finché Flor non torna, non mi arrendo. Più ci penso e meno lo capisco. Come può aver fallito il sistema? Tu almeno te la sei cavata, se non altro. Eh già, tu ti eri messo là sotto. Vieni qui, fatti abbracciare. No, Mein Gott, che stare combinando, Dio mio. Tu pensa che siccome Florisienta è andata via, può fare questa confusione? Oh, povera Greta, essere sola. Un poco di compassione, un poco di collaborazione. Io chiedo a voi piccoli. Hai ragione, Greta. Vogliamo dimenticare che Flor se n'è andata. Noi cerchiamo di dimenticarci di lei per sentirci meno tristi. Ja, me comprendere. Nein! Immediatamente voi andare bagno e lavare con acqua e sabona, ma immediatamente ora! E basta con avventure pericolose e sporche. Promessa? Io non sentire. Promessa? Promessa. È andato tutto perfettamente. Volevano fare uno scherzo e gli è ricaduto addosso, come previsto, socio. Genia! Bisogna insistere, colpire, finché non si arrendono e ci chiedono per favore di essere rinchiusi in un orfanotrofio. Esattamente, bisogna pensare qualcosa di truculento, di spaventoso. Pensa qualcosa tu, ragazzino. Forza, renditi utile. No, non contate su di me, eh. E perché? Ci hai ripensato, figliolo? No, ma si insospettiranno, capisci? Al prossimo incidente che gli capita, capiranno che è colpa mia. Caro... Picco piccolino, ficca ficca naso, tutte le volte che te lo chiediamo tu sei ai nostri ordini, sono stato chiaro? Lo capisco perfettamente, socio. Io l'ho detto solamente per essere utile. Ma guarda un po', molto bene, vuoi essere utile, mio caro? Bene, allora fallo! Vai subito a pulire quello che hanno fatto i tuoi amichetti. Ma la, non dovresti? Dai, fila! Non dovresti trattarlo così, Malala. Sta zitto, stupido! Non hai sentito cosa ha detto? Soci! Io non permetterò che quel banditello sia nostro socio. Lo voglio solo al servizio dei nostri interessi. Bene, tutto bellissimo. Ma io voglio una famiglia e vivere qua. Ma certo, angioletto. Che aspettate allora a fare i documenti per l'adozione? Sì, certo. Che aspettiamo? Certo, che aspettiamo? Flor, no, perché mia sorella e non io? Perché proprio lei, buon'anima! Guarda, Delfina, che non è morta. No! Oh, grazie al cielo, hai ascoltato la mia preghiera, grazie! Oh, Flor, che spavento che mi hai fatto prendere, Flor. Flor, che è successo stavolta? Stai bene? Sì, sta bene, è passato. Stavamo parlando in mezzo all'acqua e all'improvviso qualcosa se l'è portata giù e mi sono spaventata! Flor, abbracciami! Siamo onesti, Santiago. Se non avessimo incrociato le dita in tempo, ora dovremmo mantenere la promessa. E non si tradisce, eh? Una promessa è una promessa e bisogna mantenerla. Certo, quando si incrociano le dita. Certo, l'ho già detto. E noi abbiamo promesso di combattere le streghe e quello scemo di Bonilla e manterremo la promessa. Sì, bellissimo, mi piace un sacco far soffrire i cattivi. Già, il brutto è che non mi viene in mente niente. Nemmeno a me.
A me sì. Cosa? Ne ho una così grossa, ma così grossa è che i cattivi non se la scorderanno più. Dai, seguitemi. Certo. Ora poverina Flor, come stai? Hai preso freddo? Hai bevuto tanta acqua? No, sto bene. Oggi ti iscrivi al corso di nuoto, capito? Dai, basta, non mi è successo niente. Come non è successo niente? Potevamo perderti per sempre. Sì, sto bene. No, sto bene, state tranquilli, ragazzi. Ragazzi, piano. Massimo, grazie per avermi salvata. Non è a me che devi dire grazie, ma a Delfina, è lei che ti ha salvato. Ho fatto solo quello che chiunque avrebbe fatto al mio posto. Ho cercato di salvarti, ma non potevo, non avevo la forza. Mi sono detta, che faccio? Grido! No, pensavo che preferissi vedermi affogata. Sì, è quello che pensavo anch'io. Ragazzi, per favore, non cominciate. No, per favore, lascia stare, non importa. Sono stata tanto cattiva. Va bene, smettila con questa sceneggiata, ti conosco Florencia, bene. Tu devi la vita a Delfina. Ti sta mostrando di essere pentita, no? Con quello che ha fatto. Va bene, d'accordo. Senti, Flor, noi andiamo. Se hai bisogno, chiamaci, mi raccomando. Sì, chiamaci, mi raccomando. Mi raccomando. Una sola parola di questa strega, d'accordo? Bene, adesso mi dite come avete scoperto che ero qui? Da gente che ti vuole bene e sa che il tuo posto è a casa con i ragazzi. Senza di te che ne sarebbe dell'eredità? Cosa? Dico, l'eredità di sangue, l'eredità familiare, del testamento, della volontà di papà che voleva vederci insieme unite, felici. E io lo amavo tanto, il mio papà. E come potrei non volere bene a te, Flo? Senti, per favore, no. Delfina ha ragione, Florencia. I ragazzi sono a pezzi, Greta è impazzita, l'impresa va a picco. Un momento, non esageriamo. In fondo me ne sono andata solo per un giorno. È sufficiente. E poi, io sono convinta di quello che ho fatto. Il mio posto non è in quella casa, quindi non avete bisogno di me. Me ne vado. Aspetta, Flor, aspetta. Ti accompagno. Così parliamo. Sì, parliamo in macchina. Così ti sfoghi, eh? Delfina, vorrei parlare da solo con Flora. Sì, appunto. Andate tranquilli, io sono venuta con la mia auto. Bene, andiamo. Non ti preoccupare, Flora. Andate pure. Ti odio, serva immonda. Se potessi ti ammazzerei. Bene. Massimo, ti ringrazio per il passaggio e per avermi salvato la vita. Ora vado. Flor, ascoltami. Quando tu non ci sei, diventa tutto scuro, monotono, insopportabile. Beh, allora chiama un'animatrice. Io non faccio la pagliaccia per nessun conto. I ragazzi sono felici con te e quindi io non servo. No, non è vero. Sì, invece è così. I grandi vanno e vengono e non mi dicono niente. E quello che è successo ai ragazzi è stata colpa mia. E io non mi sono neanche accorta di niente. Poi avevo promesso a Federico che avrei curato i ragazzi più della mia vita. No, tutti i giorni, tu fai tutto. No, sei tu che fai tutto. A te riesce tutto bene e a me no. È così, questa è la verità. Ma va bene così, lui ha incaricato te perché sapeva che io ogni tanto ho i miei filichiti e mi metto a parlare con le fatine, non compio bene il mio dovere e così creo dei problemi. E quindi sei tu che devi occuparti. No, Flor, non fare così, non prendertela. Mi dispiace. Io non posso vederti soffrire, non posso. Bene, Ancora una cosa. A parte tutto quello che è successo, i ragazzi mi hanno detto che tu te ne sei andata per me, è vero? In realtà... A te che ti importa? A te in realtà non importa niente e io ho un sacco di cose da fare, scusa. Quanto ti manca? Aspetta, il maestro sta lavorando. Ecco, ho finito. Allora? E ora lo spettacolo dei cattivi bruciacchiati. Sei forte! Che ci fate qui voi tre? Stiamo giocando! Non venite più a giocare nella mia stanza. Quante volte ve lo devo dire? Fuori! Hai visto tua fuori? Madre? Il fidanzato di tua madre? Ho detto fuori! Questi mocciosi insopportabili, mi piacerebbe buttarli in un pozzo insieme alla serva con un'ancora al collo così da non rivedere più la luce. Vi avevo solo chiesto di allontanarmi dal conte, di tenerlo lontano. E che fanno loro? Che fanno? Me lo mettono tra i piedi? Ma che bisogno c'era di mandarmelo per farmi salvare? C'era tanta gente lì, perché mandare lui coi suoi bei discorsetti? A me non serve, io voglio qualcuno che mi ami, che mi curi, che mi accarezzi, che mi abbracci. Mamma, per favore, tu sapevi aiutarmi, curare le mie pene, le mie confusioni. Aiutami. No. Chi è stato? Oh. Ah! Oh!
si sente? Male! Il pavimento è molto duro, è molto duro! Aspetti, no. Si metta seduta. Mamma mia, che botta! Male. Sta bene? No! Ma quando faranno i pavimenti di gomma in questo paese? Nessuno vuole lavorare! Chi è lei? Chi è? Solo una povera vecchia che si deve nascondere perché l'accusano di essere una ladra! Non sono una ladra, io rivendico i miei diritti. Chiamate le Nazioni Unite, il signora, mio avvocato, la stampa. Fate venire tutti i miei amici. Ma dove che stanno? Che cosa ci fa lei qui? Chi l'ha fatta entrare? Sono venuta per portarti un messaggio, Florinda. Florencia, quale messaggio? Da molto lontano. E da dove? Da Cordoba? No. Lontano quanto? Da dove? Intendo da molto lontano. Un messaggio delle Fatime. Sono molto preoccupate e anche un po' arrabbiate con te. Arrabbiate? Sì, loro sanno tutto. Devi tornare a casa e poi ci sarebbero altre cose. Quali cose? Altre cose, ma devi telefonare a casa tua. Vuoi tornare, sì o no? Ti stai guardando? No, mi scusi tanto, ambasciatrice celeste, ma no, non le credo. Ragazzi, siete voi? Sto tanto male. Non posso riprendermi dallo spavento. Se Flor fosse annegata, io sarei morta. Per la gioia, no? È matta, lasciala stare, è matta. Hai ragione, stiamo sprecando tempo. In fondo con è logico che sia nervosa dopo quello che è successo. Ciao, amore. Ciao, come stai? Bene, non sapevo che fossi qui. Vado a cercare Massimo. Perché? Magari lui mi parla di Flore e io mi sento più tranquilla. Oh, accidenti, no! È successo qualcosa? Flora ha rischiato di annegare. Sul serio? L'avete vista? Dove? Al Lago del Sole? Sì, per adesso non vuole tornare. E non è tutto, tesoro. Ho incontrato Mattia e l'ho presentata a Franco e gli altri. Ah, davvero? Sì. Simpatica, vero? Sì. Sì. Vado a lasciare la borsa di sopra, adesso vengo. Vengo con te. Ah, è il mio telefono. Ah, è mio padre. Che gli dico? Che andiamo stasera? Non gli puoi dire di no? Sì. Sì? D'accordo, sì. Pronto? Che fai, papà? Come va? Ah, ho capito. Ci vediamo quando torni? Va bene. Ciao. Sono andati in una casa che hanno vicino a Mar del Plata, in un paese. Insomma, non so, forse si sono offesi perché non hai voluto conoscerli. Oh, amore, faccio solo brutte figure con i tuoi genitori. Aspetta, e se andiamo a trovarli lì? Lo faresti davvero? Sì, è ovvio. Loro muoiono dalla voglia di conoscerti. Sì, amore, andiamoci. Bene, scusatemi, vi ho sentito parlare mentre scendevo. Ve ne andate, vai a conoscere i tuoi suoceri, benissimo. Sì. Così ne approfitti per riposarti. Sì, hai ragione, sarebbe una preluna di miele. Sì. Ragazzi, non avete visto Massimo? Non... Ah, magari sta con Flora. Certo, forse è rimasto con lei e le fa un po' di tenerezze. Dopo quello che è successo, certo, la starà abbracciando, sì, le darà dei bacetti. Sì, fa bene. Se non mi vuoi credere, non mi credere. Io ti ho già detto tutto quello che ti dovevo dire. Bene. È così, ho fatto tutto il mio dovere, mi avete sentito, no? Se poi lei è testarda come un mulo, è testarda come un mulo e non c'è proprio niente da fare. Io ho compiuto la mia missione, il mio dovere l'ho fatto. Non avresti un biscottino? Sto morendo di fame, mi fa male la pancia per la fame che ho. Sì, ce li ho dei biscottini. Grazie. Però c'è qualcosa di strano in tutto questo, perché le mie fatine parlano sempre con me direttamente. Quindi non capisco perché avrebbero mandato qualcuno a mettersi in mezzo. Ecco, no, in non realtà mi convince. Nemmeno io lo capisco. Saranno arrabbiate con me. Hanno mandato. A parte che non sono curiosa. A volte mi scordo le cose, ma curiosa non lo sono. A parte che... Ah, adesso mi ricordo. Che cosa? Mi hanno detto che devi agire correttamente. In che senso? Io agisco sempre correttamente. No, non mentire, non è mentire. Vero. A volte fai anche qualche sciocchezza. Va bene, a volte, certo, siamo esseri umani, possiamo commettere errori. Lo capite che sto male adesso o no? No, calma. Le fatine ti vogliono tanto bene e non gli piace che ti vengano tanti flicchiti. Come fa a conoscere questa parola? Loro mi raccontano tutto. So che oggi devo dirti qualcosa che non mi ricordo. Cosa? Me l'ero scritto. Che cosa? Me lo sono scritto qui. Primo, tornare alla villa. Secondo, tornare a lavorare. Terzo, tornare. Dove altro devo tornare? No, questo è molto importante.
Devi stare attenta al brav'uomo che ti offre il suo amore. Fine del messaggio. Pim, pim, pim. No, ma come? Non dici niente. No, non dici altro, non dice niente. Il conte. Non mi hanno parlato di nessun conte. Se hai un conte per la testa è meglio che te lo togli. Mi dispiace, ma io alla villa non torno. A meno che i ragazzi non siano malati, io non rimetto più piede in quel posto. Ora mi ricordo. E cioè? L'amuleto è un chiaro segnale per mostrarti l'uomo della tua vita. E poi mi hanno detto qualcosa sul futuro di certi ragazzi. Il futuro di quei ragazzi è in pericolo. In pericolo, in pericolo. Oh, l'avvenire, l'impresa, sì, il cliente, la gazzosa. Mangi quello che vuole, torno subito. Grazie, grazie. Grazie. Scorpione può essere letale. La tua strategia vincente torna a Scar to Go. Dalla serie cartoon più appassionante, 5 nuovi modelli di auto: Scarvillain, Jay, Junger, Scannerizza, Premi, Sfreccia. Scar to Go, nuove auto per nuove sfide. Nessuno potrà raggiungerti. Giochi preziosi. Direttamente da Il Destino di Bloom, le magiche fatine nel loro primo look trendy. Con il DVD del primo film TV delle Winx, Winx Magical Glamour. Giochi preziosi. Nella Valle del Mulino c'è una novità! Le carte natura! Con 4 campi di gioco! Grano! Orto! Bosco! E frutteto! Io gioco questa! Con la mia aggiungo punti! La speciale! La risposta appare per magia! E io te la rubo! Ma con il libro del sapere vinco io! Bravo, Doc! Gioca anche sul sito! Trovi 6 carte natura in ogni pacco di flauti e saccottino mulino bianco! Tutto per te, con nuovi gioielli da scoprire ed indossare. Se trovi la pergamena, vinci autentiche pietre preziose. I gioielli del cuore, un sogno ad occhi aperti. Preziosi Collection. Power Bugs, i super insetti. Formiche e scarabei contro ragni e scarafaggi. Power Bugs, caricati per lo scontro. Oggi Formicatoro contro Sargi, Scarabeo, Rinoceronte. Sfide di velocità e di abilità. Yeah! Power Bugs, i super insetti. Preziosi Collection. Collezione calciatori Panini. Passione nelle tue mani. Siamo Tres Black, i Pattumeros. I Pattumeros. Scopri la Magic Bag. Si scioglie nell'acqua rivelando 3 Pattumeros. Cerca quelli che brillano nel buio. Siamo Tres Black, i Pattumeros. Tres Black, i Pattumeros. Da Jig. Pokémon nero e bianco. Scegli dalla tua collezione il mix giusto. Lancia nell'arena il tuo Pokémon preferito e preparati a scontri mozzafiato. Pokémon nero e bianco. Arena e personaggi solo da Giochi Preziosi. Massimo, sei qui? Sai qualcosa di mia sorella? L'ho appena lasciata nel capannone, non vuole tornare. Oh, Flor, perché? Perché? Delfina, non fare così. Lei ha preso una decisione e bisogna rispettarla. Sì, Max, il problema è che sono così pentita. Mi sono sbagliata, le ho fatto tanto male. Posso raccontarti una cosa? È molto intima. Sì, certo. Che cosa? Io ho avuto molti problemi con mia sorella. Io e Federico eravamo molto felici. Stavamo molto bene prima che arrivasse lei. E mi prese come un attacco di gelosia e feci delle cose. E quali cose? Non importa.
Ciò che conta adesso è che non voglio ripetere quella storia. Non voglio rivivere quelle cose, tantomeno con mia sorella, capisci? Per questo ti chiedo per favore, devi dirmi la verità. Tu sei innamorato di Florencia? Che c'è? Perché ridi? Innamorato. Rido per la domanda che mi hai fatto. Noi ne abbiamo già parlato, non ti ricordi? Frido? Frido! Esatto, sì. Sì. Beh, io ho mille cose da fare, devo andare, ma non ti preoccupare perché tua sorella sta bene, molto bene. Grazie. Sono veramente felice. Grazie, disgraziata! Ciao, Yvonne, sono io, Flor. Sta zitta un attimo e ascoltami. Chiama il cliente, dagli un appuntamento e preparami tutto il materiale. Come per fare cosa? Riporterò a galla la situazione e chiama anche il conte, tienilo informato, va bene? Beh, un bacione, ciao. Ah, santo cielo. Il patrimonio dei ragazzi non me lo leva nessuno. Adesso lo chiamo. No, la segreteria, mi risponde sempre questa macchina insopportabile. Sinceramente non so che problema hai con la famiglia, mi fai paura. Prima la zia, adesso senti, la cugina. Potresti farti gli affari tuoi, quelli sono affari miei. Io sono figlio perché sono tuo fratello. Non mi piace quello che fai, Bernardo è un bravo ragazzo e si fida di te. Con tante ragazze, proprio con Olivia che è tua cugina e sta anche per sposarsi. Basta! Franco, io lo so quello che provi per Olivia, ti passerà subito, perché non la lasci in pace? Che dici? Tu non hai capito niente, io non posso controllare quello che provo. Come fa a passarmi subito? Non posso. Toglitela dalla testa, vai a fare un viaggio, non lo so, fai qualcosa. Questa non è una cattiva idea. Ho trovato! Andiamo in campagna, Nicholas, ci divertiamo, andiamo a cavallo, andiamo in campagna. No, e poi adesso perché che non c'è Flor. Aspetta, ascoltami, resta Greta con i ragazzi, è semplice. Dico a Bata di coprirmi al Lago del Sol e noi due ce ne andiamo in campagna, che te ne pare? Io non so cavalcare, non importa, vedrai, ti piacerà enormemente. Ti insegno io a cavalcare, dai, Nicholas, per favore. Va bene, ne approfitto perché così mi allontano da Valentina e me la levo dai piedi. Su, avanti, andiamo. D'accordo, andiamo. Hello! Come va? Ciao, vado Franco. A telefonare e prendo i biglietti, va bene? Sì, vai sì. Via, Frank. Dove sì, vai, Frank? Ce ne andiamo a cavalcare, voglio dire in campagna, se non ti dispiace. Ce ne andiamo in campagna? Ma è meraviglioso, it's a wonderful surprise. E Franco con chi viene? Tieni, date da fare. Sai una cosa, Malala? Cosa? Non mi servono tutti questi attrezzi. Con le mie mani ti regalerò un sorriso perenne. Benissimo. Dolcezza, tesoro. Hai visto che la malvagità prima o poi vince, amore mio? Sì. Quel ragazzino che sembrava tanto sveglio si è rivelato un ingenuo che crede qualsiasi cosa. Pensa se io mi posso prendere a carico un moccioso randaggio come quello. Vado a chiamare i pompieri, Malala! Aiutami, stupido! E tu che ci fai qui? Io volevo avvertirvi di non usare l'accendino. Sei stato tu a farlo! Pronto? Sono Yvonne, la segretaria. Salve, signor Conte. Voglio dire, signor Calderon, sì. No, io la chiamavo solo per dirle che ho dato appuntamento al cliente della gazzosa perché venga oggi nel tardo pomeriggio. Va bene, d'accordo, grazie. Oddio mio, questi adesso arrivano, io non ho niente. Ciao, non ho niente, però non mi manca niente. Portami tutto che voglio fare questa pubblicità e ce la togliamo. Chiudiamo questo capitolo e posso pensare ai miei ragazzi. C'è qualcosa che non va? No, niente. Adesso le porto il materiale. Quanto è strana. Lavoro troppo. Come sei bella oggi, Flor. Ciao, sei venuto subito, grazie. Dimmi, cosa è successo? Salve. Qualcosa di grave? No, niente di grave. Il fatto è che oggi, ecco, ho parlato con una signora sì? E questo? Che ci fai con questo? Perché ce l'hai tu? No, mi ha incuriosito. L'ho trovato per strada, per strada. Permetti, mi ha colpito perché aveva due ossicini qui. Mi ha fatto pensare alle mie gambe. Ma è uguale a quello che aveva la signora. Ti ho detto che ho incontrato una vecchietta. Ah, guarda un po' che combinazione. No, non è una combinazione. No? No, perché mi ha detto... Cosa? Cosa ti ha detto? No, niente. Sono venuto perché eri molto preoccupata. Se vuoi parliamo adesso, però io purtroppo me ne devo andare il più presto possibile. Cerca di capirmi, Flor. Mm.
hai sentito? No, non mi stavi ascoltando. C'è qualcosa che non va? No. No, va tutto bene. Ve lo giuro, venivo ad avvertirvi. E allora perché non sei venuto subito invece di stare a spiare dietro la porta? Ma non stavo spiando. Io stavo per entrare quando le è preso fuoco il parrucchino. Non è un parrucchino, è una parrucca carissima. Beh, stai tranquilla, Malala. Per la tua parrucca troveremo una soluzione. In quanto a te, ficca ficca naso, quando fai una delle tue trappole, avvertici prima. Con lo sciocco non mi vedi mettere via, fuori. Che ti è successo? Non lo so. Niente, è un incidente domestico senza importanza. Senza importanza per te, stupido! Ma però questo incidente ti ha permesso di scurirti un po' la pelle. Lo sai che mi fa uno strano effetto la pelle nera? Davvero? No, razza di stupido, vattene! Sei uno stupido! Così, imbecille! Stupido! Ascoltami, per favore, perché non mi lasci parlare? Perché mi stai mettendo favolosamente? Ma certo, mi porto il green, perché sui fianchi... Mi ascolti, te lo chiedo per favore. No, no, perché il green l'ho già usato la stagione scorsa. E rimettersi un completo non va bene. Cosa fai lì impalato, Nico? Dimmi qualcosa, aiutami. Ma se non mi fai parlare! Quando partiamo? Quando partiamo? Non mi dire che partiamo domani perché mi prendo un attacco di panico. Non ho preparato niente, mi viene lo stress. Dimmi che ce ne andiamo dopo domani. Dopo domani, non è vero? Dopo domani? Dopo domani, sì. I love you, Nick. Bye. Ciao. Bye, Frank. Ciao. È insopportabile. È insopportabile. Avete litigato? Magari. Ho prenotato, eh? Magari. Ho prenotato per dopo domani. No! Partiamo oggi. Ti scongiuro, Franco, partiamo oggi! Ti prego, ti prego! Se vogliamo che Flor torni, dobbiamo farla mettere con Massimo, capito? Massimo non c'entra niente. Per far tornare Flor bisogna eliminare le streghe, non è evidente. Non capisci niente, si vede che sei un maschio. Non hai visto lui come la guarda? Non hai visto che quando lei lo guarda a lui tremano le gambe? Beh, io... Che ti è successo, Santiago? Che avere fatto, piccolino? Streghe hanno tirato tue orecchie? No, non mi è successo niente, Greta, sto bene. Ti hanno picchiato? Chi è stato? Lo ammazzo! La vita mi ha picchiato. Io volevo solo avere una famiglia, però non è possibile. Piccolino, io chiamare nuovamente a tua famiglia perché vengono a prenderti, eh? No, no, no! Quella famiglia, io ormai la conosco, non la voglio. Io voglio un'altra famiglia, una vera, una che mi ami. Però, Santiago... È quella che ti è toccata, non so. No, Santiago, non la puoi cambiare come se fosse il doppione di una figurina, mi capisci? Mi parlare con Conte perché lui parla con tua famiglia, perché è troppo distratta. E poi vedi come immediatamente tutto cambiare. Smettila, coprimi, coprimi! Smettila, non devono vedere. Dove andate? Sì, dove andate? Andiamo in campagna per qualche giorno e poi torniamo. Ma ve ne andate così, senza avvertire? Senza avvertire come due ladri? Mi hanno visto a me, è Nicolas, io... No, il problema è che... Sono un pochino nervoso, stressato e... Sì. Voglio prendere un po' d'aria, così almeno non scoppio! Bene, torniamo presto. Vi porteremo la menta, la lavanda, i fiori di campagna. Se chiama Valentina? Se chiama Valentina, ditele che non ci sono. Che sono in coma. Che sono in uno stato vegetativo. Ciao. La menta, la lavanda. C'è qualcosa? Ho capito! Facciamo una cosa, al posto del conte mettiamo un granchio. No, un merluzzo. Ecco, metti un merluzzo. Un merluzzo. Aspetta, ecco. Dove vuoi che vada a prenderli adesso? Un merluzzo o un cliente, granchio? Al cliente, aspettate un attimo. Al cliente abbiamo venduto un'altra idea. Il signor Calderon su una tavola adesso da serve, sarà il non signor un Calderon travestito da merluzzo, nemmeno se ne accorge. Premi un tasto, non sai fare uno. Sì, ma non posso premere un tasto e fare un miracolo. Quel che la ripresa non dà, il montaggio non presta. No, sei anche un poeta, ma per favore, non sai premere due tasti momento, e digitare merluzzo. Dobbiamo mettere il signor Calderon, il cliente... Lo so che cosa vuole il cliente. Lui vuole il conte minimo e ce l'avrà, ma travestito da merluzzo. Fai una cosa, lo ritagli da queste riprese. Prendi la faccia del conte, l'attacchi al corpo di un merluzzo e abbiamo risolto. Ma che dici? Ma che dici? Io così non ho mai lavorato. Lavoraci tu, se vuoi, io quello non lo tocco. Fallo tu, prego, dai.
Salve, come va? Benvenuti al programma Lo fai o te ne vai? Mi hai sentito? Lo fai o te ne vai? Lei è la creativa di tutta questa campagna. Molto talento e molto creativa. Dalle retta, se no prendi le tue cose e te ne vai, chiaro? Grazie, grazie. No, non è niente, sono una specie di angelo custode per te da adesso e per sempre. Grazie. Mi stanno aspettando alla fondazione, i ragazzi mi stanno aspettando. Se per caso hai bisogno di me, mi chiami al cellulare, eh? Mi hai sentito, no? Grazie mille. Lo fai o te ne vai? Ciao. Hai sentito? Pronto? No, aspetta, no! Ma che succede? Il cliente è appena arrivato e vuole vedere lo spot! Ora! Sa una cosa? Mi fa pena, signore. Ma pensi a me. Perché sto sprecando tutti i migliori anni della mia vita accanto a un uomo depresso! Basta, adesso smettila, capito? Sembri un'altra persona, Evaristo! Dimmi che cosa hai, altrimenti io ti licenzio! Dove sono? Chi sono io? Che ore sono? Dove mi trovo? Signore, che cos'ha? La vedo strano! Come sarebbe? Perché mi chiedi come sto? Sei tu che sei strano! Io sono Evaristo Carlos, quello di sempre. Che cos'ha? La vedo strano. Che no. Cos'ha? No, no. Ora vado a telefonare alla dottoressa Jessica. No. Sì, vado a chiamare la dottoressa Jessica, così viene e le dà una cura che la rimetterà a posto. Bella, bella forte, sì. Evaristo, non voglio vedere nessuno, quindi per favore lasciami in pace. Aspetti. Le metto un po' di musica. L'aiuterà a ritrovare l'energia. Venga, signore, venga. Facciamo prima degli esercizi. Venga, dobbiamo respirare. Ispiro uno. Espiro due. Ispiro uno. Espiro due. E adesso lancio palle di fuoco. E lancio palle di fuoco. E adesso 1, 2, 3, 4. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Oh, my God! Si tolga da quella testa piena di crauti quei pensieri maligni. Stavamo soltanto facendo danza-terapia. Essere qui per altra cosa. Che ti serve, Greta? Per favore, chiama famiglia di Santiago. Stare triste per abbandono di padre senza cuore. Per favore, il signore ha già abbastanza da fare con i suoi problemi. Come fa a occuparsi di quelli degli altri? Ti ringrazio, Evaristo. Tu occupati delle tue cose, io adesso vedrò cosa decidere. Sentire cosa dire, padrone? Signore, non posso vederla così, per favore. Ma sì, ora telefono alla dottoressa Jessica perché le dia una di quelle terapie speciali. Sì. Pronto? Pronto, sono Yvonne, la segretaria. Vorrei parlare con il signor Massimo, per favore. Un momento, per favore. La segretaria le vuole parlare, signore. Yvonne? Sì, signore. Sì, che volevi, Yvonne? Senta, signor Conte, dovrebbe venire urgentemente in sede. Perché? Che è successo? Qualcosa non va? Sì, il cliente sta per vedere lo spot preparato dalla signorina Florencia e ho paura che qui scorrerà il sangue. Venga subito. Florencia è lì, Yvonne. Che ha combinato, Florencia? Fallo entrare da sotto. No, entra di lato. Frena e scende. No. Fallo entrare da sopra. D'accordo, va bene. No, aspetta, cancella tutto. Viene da sopra, frena e scende sui lati. E ora... No, aspetta, fai una cosa. Metti questa immagine e poi metti tutto insieme e lo metti lì, il merluzzo che arriva nuotando. No, saltando. Nuota... Buongiorno. Buongiorno, che piacere vederla. Allora... È pronto il mio spot? Ma com'è impaziente di vedere lo spot? Ma certo che lo può vedere. Prego, si sieda. Io adesso le chiudo gli occhi e quando dirò tre, sorpresa, vedremo il filmato meraviglioso che abbiamo creato per lei. E uno, e due, e tre. Thank you.
Che gliene pare? Te lo dico io. Allora, che gliene pare? Guardi che se non le piace mi uccido. Dico, premiamo un paio di tasti e lo trasformiamo no, in un'altra. Non bisogna cosa. Toccare niente, perché questo spot lo è una vera... meraviglia! Sul serio? Grazie mille! Ma davvero è geniale, audace, con un'estetica giovane, come io speravo! Bravissima! È molto meglio di quanto mi aspettassi! Presto, champagne per tutti, champagne! Questo è un giorno memorabile per la pubblicità! Massimo, complimenti, diventerà famoso come testa di... pesce! Ho lo champagne nel frigo, venga con me per favore, la servo subito! Flor, ti ucciderei. Milioni di donne che mi hanno amato vedranno questa roba. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Beh, conte minimo. Che mi importa delle donne che ti hanno amato? Saranno state 444 milioni e chissà se t'amavano veramente. A me importa solo dei ragazzi. Avere l'eredità per crescerli e averne la tutela. E poi sono così contenta che le cose mi vadano tanto bene. Brindiamo che il pesce mi ha fatto venire sete. A me sembra che se Flora e Massimo andassero d'accordo sarebbero già insieme. Sì, vanno d'accordo. Il problema è che si vergognano di darsi un bacetto. Tu che ne sai? Lo so perché sono femmina e non vedo sulla televisione. Ti odio quando fai la fanatica. Fatti aiutare no, la Santiago. Aspetta. Tu sei l'unico che può aiutarmi. Ho bisogno di te. Che dobbiamo fare? Ho un piano che non può fallire. Evaristo! Wow! Come sta il malatino? Male, dottoressa. Spero tanto che lei, con la sua terapia, possa rianimarlo un pochino. Così impara a non farsi più vedere. Ma questa volta non lo mollerò così facilmente. Apro io, Greta! Sto arrivando, Lolo! Sono impazzita. Ho sentito il campanello. Allora mi vuoi dire dove sei? Sto eliminando delle prove compromettenti. Beh, sbrigati, d'accordo? Tra 10 minuti sono lì. Ciao. No, fatine delle sorprese. Avete visto che faccia ha fatto il conte quando si è visto trasformato in un cartone animato, poveretto? In fondo, dopo tutto, l'ha presa abbastanza bene. Anche se stava scoppiando di rabbia, era così bello. Ma cosa volete dirmi con questo amuleto che ho avuto da Lorenzo? Quando mi volete dire una cosa la prendete così alla larga. Perché non mi dite tutto direttamente, di seguito, in modo concreto, chiaro, definitivo? Che ci vuole? Perché tanti giri? Ah, siete qui! Finalmente vi siete degnate di comparire. Sentiamo, sono tutta orecchi. Che volete dirmi? Sono sicura che Lorenzo mi nasconde qualcosa adesso, per esempio dove sarà. Sicuramente con quell'idiota di Florenza. Ah, figliola, sei insopportabile. Lo stesso carattere immondo di tuo padre. Per questo gli uomini scappano, tesoro. Non sei come tua madre. Guardami un po'. Mi rinnovo ogni giorno, cara. Come mi sta il rosso Gilda, amore mio? Ti sta perfettamente. Sembri un vecchio fiammifero da cucina. Sei invidiosa, tutto qui. Io sono una dea scolpita e affascinante. Ah, sono troppo donna per quel buzzurro, no? Tu non pensi che dovrei avere un uomo un po' più alla mia altezza? Sì, provaci. Nessuna donna al mondo che abbia mai abbandonato un della Carcova Unzue ha potuto raccontarlo. Ciao, Greta. Why don't you take it? Che succede? Non trovare taxi che è venuta a cavallo? Ma cosa dice? Che tra 2 giorni me ne vado in vacation con il mio Nicolas in campagna e quindi mi sistemo qui. Dov'è, in camera sua? Se chiama Valentina, ditele che non ci sono, che sono in coma, che sono in uno stato vegetativo. Nine. Sarà in cucina a prepararsi un sandwich? Purtroppo dovrei informare che Herr Nicolas è partito presto per campagna. Fräulein Valentina. Cosa? Oggi ho avuto una giornata molto dura, molto dura. Ho avuto una gran voglia di uccidere qualcuno e ce l'ho ancora.
Lei crede che questo mi farà bene, dottoressa? Sicuramente, Conte. Lei si abbandoni alla Jessica terapia, che la rimetterà a nuovo. Che cosa ci fai qui con quella? Ma insomma, la volete smettere? Mi fate girare la testa come una centrifuga? Ma dove mi volete? Ma dove... Oh! Lorenzo, e tu che ci fai nascosto lì? Perché hai gli abiti della mendicante? Carly! Bye.